Gianni Colacione per Libre TV, oggi 18 novembre, siamo alla Libreria Feltrinelli alla presentazione del libro di Paolo Izzo, Lettere eretiche, e incontriamo Adriana Pannitteri, giornalista del TG1. C'è stato un dibattito, lei è intervenuta e ha sollecitato l'autore sul un po', diciamo, l'epopea di questa nostra sinistra italica che un po' pare abbia perso diciamo la centralità del tema delle libertà nel tempo. Io volevo chiederle, invece parlando di Rai, essendo giornalista Rai, ecco, nel tempo il lavoro della Rai è cambiato rispetto appunto all'accesso di queste tematiche all'interno dei suoi programmi più o meno di approfondimento, ma anche per esempio per quanto riguarda film e così via, oppure c'è sempre quel certo, diciamo, alone un po' moralizzatore che tante volte mi ricordo, insomma, è storia, non lo so, le censure alle gemelle Kessler e così via, insomma. Ma dunque no, le censure stile gemelle Kessler per fortuna non ci sono più, però insomma proprio qualche settimana fa insomma la Rai 3 ha mandato in onda in prima serata il film di Marco Bellocchio, Bella Addormentata, ispirato liberamente alla vicenda di Eluana Englaro, che sappiamo è una vicenda che ha molto diviso questo paese, e quindi direi che è stata una scelta forte, importante, alla quale il pubblico ha risposto però parzialmente, perché comunque si tratta di tematiche molto, molto difficili. Allora io credo che il compito dell'azienda Rai, che è ancora comunque un'azienda di servizio pubblico, sia proprio quello di continuare a proporre queste tematiche, evitare qualsiasi tipo di censura o anche semplicemente di intorpidimento mentale, insomma, su questi temi, e sollecitare, continuare a sollecitare il pubblico a un dibattito libero, perché secondo me lo spazio c'è. È pur vero che ci sono programmi, diciamo, più facili, i programmi di intrattenimento nei quali certe tematiche non entrano, e poi magari però purtroppo, questo faccio una critica alla mia stessa azienda, non entrano queste tematiche, poi magari però vediamo un mare di omicidi e di sangue, e quindi forse invece potremmo invitare la gente a riflettere di più su altri aspetti. Però è anche vero che ci sono talmente tanti e tali canali ormai e talmente tanti tali programmi che io mi auguro che in questi programmi ci sia spazio anche per queste tematiche. Io sono ottimista, anche se è chiaro che spesso in un telegiornale la gerarchia delle notizie non è semplice da costruire, molto spesso i servizi del telegiornale risentono dell'influenza, anche chiaro, insomma, del fatto che il Vaticano, il Papa parla, dice una cosa, e quindi è ovvio che poi c'è un servizio su quella cosa, diventa difficile fare un servizio su magari chi la pensa in un altro modo. Questa è un po' la realtà del nostro paese, ma insomma direi che le censure non esistono più. Più, credo. Rapidamente volevo soltanto commentare questa cosa, perché sicuramente guardando Rai Storia si nota che nell'archivio Rai, che è un archivio vastissimo, sconfinato, sono presenti nei programmi, nelle riproposizioni degli anni, per esempio dei referendum del divorzio, sull'aborto, insomma parecchi servizi ad approfondimento. Oggi, diciamo, il fronte delle libertà individuali si è spostato appunto al fine vita a queste tematiche, e rilevo, magari c'erano anche dei commentatori all'epoca, penso all'epoca del divorzio Pasolini, insomma persone che in qualche modo erano forse più congeniali, e forse anche la cultura non aiuta. Sì, forse c'è anche un po' un calo del livello culturale generale di questo paese, perché se poi quando si affrontano determinati argomenti non ci sono gli opinionisti giusti, lo uso questo termine tra virgolette perché poi gli opinionisti sono spesso personaggi discutibili, è chiaro che poi il livello del dibattito resta un po' terra terra. C'è anche da dire che il tema del fine vita è quello più critico in questo paese, è quello che viene affrontato con maggiore difficoltà. Vedo che ci sono delle aperture notevoli sul discorso appunto dei diritti, divorzio breve, unioni gay, eccetera, però quello del fine vita è un tema complicato.
non mancano forse anche le persone giuste per commentare. Questo però è un problema che non riguarda, non sto facendo una difesa del servizio pubblico, ci mancherebbe, insomma vengo pagato ugualmente. Questo forse però è un problema che riguarda proprio il livello culturale di questo paese, perché non ho letto grandi editoriali su queste tematiche negli ultimi tempi. Non ho letto grandi stimoli, forse ultimamente qualcosa sulla vicenda di Britney, no? La ragazza che insomma malata di tumore poi ha deciso di farsi assistere nell'atto finale della sua morte, però mi sembra che il livello culturale insomma sia un po' sceso. Grazie Adriana Pannitteri.